Le figure sanitarie e la loro importanza per la comunità, di questo si è discusso stamane a Grotta Minarda a Palazzo Portoghesi in una tavola rotonda coordinata da Giovanni Savignano e che ha visto protagonista proprio la figura dell'infermiere, ma non solo. Ad organizzarla la cooperativa SI del comune di Grotta Minarda e l'ordine professionale degli infermieri. Ebbene, anche secondo direttive dell'OMS, ma soprattutto anche in base all'esempio di alcuni paesi nordici come la Svezia, la Norvegia e la Finlandia, questi laureati in scienze infermieristiche dovrebbero avere un ruolo importante per quanto riguarda l'assistenza domiciliare e i rapporti negli ospedali di comunità, collaborando a fianco dei pediatri di libera scelta, dei medici di famiglia e dei distretti. Sono previsti alcuni interventi di approfondimento proprio sulle ultime leggi, partendo da quella storica del 1978 al decreto Balduzzi del 2012 e al nuovo patto della salute di recente, in cui è stato ribadito l'utilizzo degli infermieri e degli altri operatori sanitari in questa nuova visione del malato cronico, in questa nuova visione dell'assistenza diretta sociale e sanitaria ai pazienti fragili, ai pazienti terminali e a coloro che appunto necessitano, anche i pazienti delicati che necessitano di un'assistenza non soltanto dal punto di vista farmacologico ma anche dal punto di vista proprio corporale e psicologico. Tra gli interventi quello di Pino Rosato, che ha tracciato un excursus sul cambiamento della sanità tra ieri e oggi, focalizzandosi sul prezioso compito di questi professionisti sanitari. La sanità sta cambiando in modo sostanziale e sta cambiando anche in merito alle professioni sanitarie che con l'ultima legge, la 251 del 2000, hanno così assunto anche un'autonomia professionale valida, per cui cominciano ad avere una indipendenza dalla classe medica. Quindi cominciano ad essere molto più professionali, molto più preparati e naturalmente possono, diciamo, avere un'autonomia professionale sia nelle strutture pubbliche che nelle strutture private. Questo è il futuro, anche tenendo conto che ormai anche la professione infermieristica, la professione tecnica, la professione dei fisioterapisti, delle professioni sanitarie sono delle professioni ormai universitarie con dei diplomi, con delle vere e proprie lauree e quindi hanno assunto una formazione tale da poter fare determinate operazioni, possono fare determinati percorsi, possono essere responsabili di alcune attività che naturalmente prima erano esclusivamente dedicate ai medici. Quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare è un'integrazione forte tra professionalità per fare in modo che il cittadino possa avere il massimo della soddisfazione dei bisogni sanitari sia a livello ospedaliero ma soprattutto a livello territoriale.